Ciao ragazzi, bentornati in una nuovissima Top 10. Quali sono le 10 mascotte più famose del mondo dei videogiochi? Numero 10. Decima posizione per i Chocobo. Ero molto combattuto su cosa inserire dell'universo di Final Fantasy, se i Chocobo o i Moguri. Il problema di quest'ultimi è che tendono a cambiare forma di capitolo in capitolo, prendendo le sembianze di orsetti e conigli o via discorrendo. Numero 9. Nona posizione per Mega Man, la seconda mascotte più famosa dell'universo ad 8-bit. Volete sapere qual è la prima, vero? Andiamo avanti. Numero 8. Ottava posizione per Steve, da Minecraft. Delle 10 posizioni questa è la mascotte più recente e l'ho vista spessissimo, anche se non conoscevo il suo nome. E nonostante abbia malapena provato Minecraft, conosco perfettamente la figura di questa mascotte, incipit di quanto sia famosa. Numero 7. Settima posizione per la figura più importante dell'universo a 8-bit, cioè Pac-Man. Pac-Man non è solo famosissima per la sua forma e per il suo colore, ma anche per il suo suono. Awaka waka 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 waka. Numero 6. Sesta posizione per il draghetto più famoso dell'universo videoludico. Sto parlando di Spyro. Al di là della diatriba sulla pronuncia corretta di questo nome, cioè se Spyro o Spyro, questo è stato il mio primissimo videogioco. E questo fa anche dedurre quale sia stata la mia primissima console, cioè la PlayStation 1. Numero 5. Quinta posizione per Sonic. Il famoso porcospino blu è un'altra icona del mondo 8-bit. Il problema di questa mascotte, o meglio, la fortuna, è che continuano ad uscire tuttora videogiochi interessantissimi e di qualità sul personaggio. Numero 4. Quarta posizione e medaglia di legno per Master Chief. Non sono un Xboxaro, anzi non ho mai avuto una console della Microsoft. Il problema per me di queste console sono i joystick, o i joypad se preferite, perché soprattutto le primissime console avevano dei joystick veramente enormi e io ho le mani piccoline, insomma non era proprio, soprattutto per raggiungere i tasti dietro, era quindi un po' complicato. Quindi mani piccole, quindi c'è la cosa non del... fa ste battute. Evita, questo è un canale serio, quindi cerchiamo di tenere un po' di contegno. Canale okay. Serio? Ma quando? Sì, ho detto una cazzata. Numero 3. Terza posizione, medaglia di bronzo per Crash. Cosa dire di questo personaggio se non che è la mascotte più famosa del mondo PlayStation? Peccato che sia stata un po' abbandonata. Numero 2. Seconda posizione, medaglia d'argento per Pikachu. Questa mascotte della Nintendo viene praticamente utilizzata su tutto. Oltre ai videogiochi ci sono magliette su di lui, statue, aerei... No, veramente, ci sono interi aerei di linea con Pikachu schiaffato sopra. Cioè, una cosa assurda. Numero 1. Prima posizione, medaglia d'oro per Super Mario. C'è poco da dire su di lui, oltre ad essere l'idraulico più famoso del mondo, è anche la mascotte più importante dell'universo videoludico. Bene ragazzi, anche questa top 10 è finita. Mi raccomando, seguitemi sui vari social, iscrivetevi, condividete, mettete un like e commentate qui sotto rispondendo alla seguente domanda. Qual è la vostra mascotte preferita e quali non ho inserito? Mi raccomando, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. YouTube!